Martedì 31 marzo dovranno sedersi nuovamente al tavolo di concertazione. La riunione di oggi non ha prodotto risultati se non la programmazione del prossimo incontro. Tra l'altro, l'esito irrilevante è stato determinato dall'assenza degli interlocutori. Solo due delle sei cooperative che si occupano dell'assistenza domiciliare agli anziani nell'Arianese, la Valle del Miscano, l'Ufite e la Baronia hanno risposto alla convocazione indetta dalla CISL con Tullio De Padua, la CGIL con Gigi Mauro e la UIL con Enzo Flamnia e Michele Caso. La nostra posizione è che a prestare l'assistenza domiciliare devono essere le persone che hanno il requisito, il titolo, che però hanno già lavorato in precedenza e dare un tempo ultimo, brevissimo, per permettere agli altri di acquisire lo stesso titolo che poi gli dà l'accesso al lavoro. Le cooperative presenti erano solo due, da loro c'è stata abbastanza disponibilità. Sì, anche perché noi riteniamo che la ragionevolezza non va mai persa di vista. Noi stiamo chiedendo una cosa semplicissima, cioè il personale che ha lavorato da 13 anni continui a dare questo servizio, anche perché ha una sua professionalità, una sua capacità di intervenire e soprattutto si crea un rapporto con il malato che l'aspetto umano diventa anche fondamentale. Di conseguenza ci auguriamo che anche le altre quattro cooperative che oggi hanno disertato abbiano delle buone motivazioni per la prossima volta per darci una risposta, noi ci auspichiamo positiva. Noi abbiamo già ribadito nell'altra riunione, l'abbiamo detto stamattina, che per noi è prioritario che venga fatta un'operazione di garanzia degli attuali livelli occupazionali dei dipendenti che, come è stato già detto, da ormai qualche decennio svolgono questo tipo di attività. Le condizioni ci sono, bisogna individuare un percorso che li metta nelle condizioni, nel momento in cui si risolvono i problemi di acquisizione di titolo, di poter essere assunti. Pensiamo che se c'è la buona disponibilità anche da parte delle cooperative a seguire questo percorso, la cosa possa risolversi in maniera positiva. Ottimisti, ma pur sapendo, come dire, nell'ottimismo che le questioni sono comunque delicate. Lavoratrici in attesa di conseguire il titolo OSA e di rinnovare il contratto. E dall'altro c'è un servizio di assistenza domiciliare non completamente a regime. Una situazione determinata in sostanza dalle nuove norme in materia, come chiarisce il presidente del Consorzio Sociale Ambito A1. Noi come azienda consortile abbiamo la necessità di garantire in primis l'assistenza agli utenti che vengono individuati di volta in volta con le procedure previste e subito dopo, ma non in forma inferiore, garantire anche che queste persone che per più di 10 anni hanno lavorato in questo campo possono continuare a lavorare.